Sì, ciao Jacopo, benvenuto. Grazie. Volevo farti tre domande. La prima è relativa al contratto. Se non ho capito male, correggimi se sbaglio, tu hai firmato per un anno con rinnovo automatico in caso di promozione in B, giusto? Sì, giusto. Non è, diciamo, una cosa, cioè ti fa onore questo, perché di solito il procuratore, il giocatore battagliano, no? Per avere un contratto lungo, per avere più garanzie. Cosa ti ha spinto a firmare solo per un anno? Innanzitutto io credo molto in me stesso e dunque penso che se faccio una bella stagione è anche interesse della società a rinnovarmi il contratto. Poi credo tanto nei miei compagni, nello staff, penso che possiamo fare un campionato di vertice e quindi perché no vincere il campionato e avere un altro anno in B. Poi ti volevo chiedere a proposito di Filippi, dicevi l'hai avuto a Brescia come dice Boscaglia e ti conosce, quindi ti ha utilizzato sia diciamo da interno che da trequartista. Quanto è stata importante però la sua presenza nella tua scelta? Come ho già detto col mister c'è un bellissimo rapporto perché a Brescia ci parlavo spesso e sa bene le mie caratteristiche, dunque saprà lui come sfruttarmi meglio, se da trequartista, da mezzala, da uno dei due e mezzo, questo sta a lui. Io cerco di dare il massimo e di metterlo in difficoltà nelle scelte, anche perché abbiamo un centrocampo molto forte. L'ultima cosa che ti chiedo, da Catania a Palermo non sei il primo, per carità, ce ne sono stati altri, però ti chiedo insomma se ci hai riflettuto un attimo, cosa hai pensato, se insomma ormai è una cosa antiquata e si va anche oltre. No, dico la verità, all'inizio ho sentito Mascara, adesso gli ho chiesto delle cose, che alla fine questo qui è il nostro lavoro. Io non ho niente con il Catania, con la gente di Catania, anche perché sono di Milazzo, che in provincia di Messina, sono cresciuto nella Regina e dunque per me questo è il lavoro. Ho dato il 100% alla Regina, il 100% al Catania e quest'anno cercherò di fare una bellissima stagione col Palermo. Paolo Vannini. Sì, buongiorno Jacopo e benvenuto da parte del Grazie. Corriere dello Sport. Mi incuriosiscono due aspetti. Il primo è quello relativo alla pressione. Tu hai giocato a Catania, hai giocato anche in fondo anche a Brescia, una piazza abbastanza importante. Sai bene che in Serie C ci sono certe piazze che sono più importanti di altre, che sono nobili, che però possono avere anche un problema, diciamo, di ambiente, di grande attesa, di grandi aspettative. Ecco, come ti poni tu rispetto a questo fatto, che probabilmente hai visto anche a Catania, dove Catania ha fatto un bel campionato nella prima parte di stagione l'anno scorso, poi però si è un po' perso poco prima, comunque ai playoff, poco prima di entrare ai playoff. Ecco, la pressione è qualcosa che ti stimola, che ti preoccupa, perché anche a Palermo ce ne sarà parecchia. La pressione, noi viviamo diciamo di emozioni, quindi in campo, quando scendi in campo magari giocherò al massimino e mi fischieranno, per me io mi tappo le orecchie e vado avanti, nel senso poi il Palermo so benissimo che è una piazza molto calorosa e a me piacciono queste cose, ecco. Da siciliano anche piace tanto mettermi in gioco, mi piace sentire la pressione. E per questo non è un problema, ecco. Poi un'altra cosa, sei venuto sicuramente conoscendo la squadra dove arrivavi, in un Palermo che aveva un centrocampo abbastanza definito con De Rosa e Luperini, anche se in un campionato così lungo ci sono tante soluzioni diverse si possono trovare. Ecco, tu come ti poni, considerato che può giocare anche in altri ruoli, però potresti insomma anche faticare a trovare un posto fisso in questo centrocampo, e se pensi invece che il tuo ruolo sia molto importante, perché nel Palermo mancava un centrocampista che facesse molti gol oltre a Luperini, e tu arrivi con un pedigree da questo punto di vista importante, perché a Catania hai segnato molto e se non sbaglio hai calciato anche i rigori, Sì, almeno uno l'hai calciato. ne ho calciati due, uno ho fatto gol e l'altro l'ha parato col Bari. La vivo molto serenamente questa cosa, anche perché se una squadra è forte, deve avere un organico forte, 20, 24, 30 persone, quelle che non solo gli 11 titolari. So benissimo che Luperini e De Rosa l'anno scorso hanno fatto molto bene, io vengo molto umile, mi metto lì a disposizione della squadra. Se il mister ritiene di farmi giocare, darò il 100%, come ho sempre fatto, e spero poi di non uscire più. Poi, le ripeto, il mister fa le proprie scelte e io sono a disposizione.
Grazie. Valerio. Ciao, ben arrivato a Palermo. La mia più che altro una curiosità, visto che appena sei arrivato sei stato subito battezzato con questo piccolo incidente al sopracciglio. Sì. Se ti va di raccontarci se con i compagni ci avete scherzato su e insomma se ci vuoi anche dire chi è stato così. Certo, certo. No, il primo allenamento che ho fatto in partitella, uno scontro aereo con Buba e ho preso 4 punti. E sì, ci abbiamo scherzato un po' su, anche perché mi hanno un po' massacrato da Catania. Con commenti ancora non hai visto niente, sai, solite cose, però fa parte del gioco, ecco, dai, quando sei sui social ci sta, devi tapparti gli occhi, le orecchie e andare avanti. L'altra cosa riguarda il campionato, se fra di voi avete insomma visto o parlato di chi potrebbe essere una squadra da tenere, la squadra dove magari potrebbe venire fuori una sorpresa, insomma discorsi di questo tipo da vigilia di campionato. Ma il campionato di Serie C, questo è il terzo anno consecutivo che lo faccio, è un campionato strano, anche perché vai a giocare in campi difficili come Bisceglie, tantissimi, quest'anno l'Andria, ci sarà dura. Sicuramente di favorito ci sarà il Bari, noi sicuramente, però ecco, per noi ogni partita deve essere una finale playoff, ecco. Grazie. Davide. Sì, ciao Gaetano, è piacere, sono Davide, ciao. Ciao, piacere. Volevo chiederti, sei arrivato qui in questa piazza, i tifosi sono stati molto contenti del tuo arrivo perché sei un centrocampista di qualità, e ti chiedo, tra i compagni che hai incontrato, hai fatto qualche allenamento, hai pure giocato, con chi hai legato di più, con chi pensi veramente di avere un'intesa in mezzo al campo importante? Grazie. Diciamo che io sono un tipo molto socievole, non ho... Ho giocato con De Rossi alla Regina, mi trovo molto bene. A Luperini lo conoscevo come calciatore, un bravissimo ragazzo. Con Pelagotti ci ho giocato a Brescia, con Lancini, con Brunori in nazionale. Dunque, non c'ho. Io mi trovo bene con tutti quanti. Sono un ragazzo solare, non tengo il muso se il mister mi mette in panchina. Per cui la vivo serenamente questa cosa. Ok, ultima di Marco. Sì, Jacopo, soltanto sapere se sei pronto dal punto di vista fisico, atletico, se ti reputi all'80, al 50, dimmi tu, perché non so che tipo di lavoro hai fatto a Catania. Diciamo, ancora non ho fatto neanche un'amichevole da 90 minuti. Penso 90 minuti non ce li ho, però sto bene fisicamente. Poi può essere pure che domenica il mister mi fa 90 minuti, io sono pronto.